Cristian Ghedina non ha bisogno di presentazioni. Cortina comunque, nonostante il maltempo, si conferma terra di sport. È vero, anche guardando tutta la gente che c'è, insomma, è sempre bello vedere che la gente appassionata, che sia sci, che sia ciclismo, che sia qualsiasi altro sport, Cortina è conosciuta per sport invernali, però il ciclismo abbiamo visto che porta veramente tanta tanta gente, poi anche Cortina, la nostra bella Cortina, è un brand ormai. È una cosa che non si può non vedere quando passa nella propria cittadina o paese che sia. Lei è cortinese ampezzana? Ci vivo, ma non sono originaria, sì, ci vivo e ci lavoro. Servono questi grandi eventi per Cortina? Assolutamente, sì sì, sono importantissimi. Siamo di provincia di Bergamo, ogni anno seguiamo il giro per qualche giorno, soprattutto al nord Italia, non riusciamo a farne a meno, quindi è quasi come una dipendenza per noi. Siete arrivati quando qui a Cortina? Siamo arrivati l'altro ieri, abbiamo deciso di farci in 4 giorni all'incirca nella zona, girando in bici quello che si poteva. Abbiamo fatto un giro a Cortina, ci siamo goduti la bella giornata e guardiamo il Giro d'Italia. Noi siamo qui dal Cadore. Dal Cadore precisamente? Io Pieve di Cadore. E siete qui immancabile il giro? Siamo qui per vedere il giro, ma perché anche lavoriamo qui e quindi ne abbiamo approfittato. Ci tifi per qualcuno in particolare? Per Cortina, tipo. Per Cortina, mi sembra giusto, tifi per Cortina. Grazie. Prego.